Il nostro obiettivo è che il settore immobiliare riparte in maniera concreta e fattiva affinché poi, se riparte questo settore, riparte l'intera economia. Sappiamo che racchiude il settore immobiliare circa il 20% del PIL, fino a 7 anni fa era addirittura il 30%, quindi è un settore che ha un'importanza non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista anche sociale e valoriale, essendo l'Italia il paese con la più alta percentuale al mondo di proprietari dell'abitazione principale. Noi chiediamo che ci sia un richiamo per l'investitore sia italiano che straniero, e quindi rendere attrattivo il patrimonio immobiliare italiano e quindi lo stesso mercato del nostro paese, renderlo attrattivo attraverso l'incentivazione del mercato delle locazioni, che è un mercato sempre più in espansione. E questo attraverso l'introduzione della cedolare secca anche per le locazioni commerciali, che nel testo della legge di bilancio è presente, ma è presente in maniera molto timida perché riguarda solo i negozi e solo per i contratti del 2019. Noi invece riteniamo che deve essere introdotto in maniera strutturale, quindi permanente, e riguardare anche uffici, capannoni, laboratori, cioè tutto l'uso diverso dall'abitativo. Pensiamo poi inoltre che debba essere strutturale anche la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, che sappiamo invece che scadono a fine 2019. Poi pensiamo anche che per le locazioni turistiche, dove c'è un mercato in grandissima espansione, si parla che quest'anno si chiuderà oltre 1 milione di locazioni brevi, incentivarla attraverso l'introduzione di un'aliquota al 10%, e questo per agevolare appunto un segmento che sta appunto rendendo attrattivo questo nostro mercato, sia appunto in Italia che all'estero. E poi incentivare e rendere anche il contratto locativo come titolo esecutivo, per agevolare la rimessa in possesso dell'immobile da parte dei proprietari qualora non paghi l'inquilino. E riteniamo poi che gli incentivi fiscali che sono presenti nel testo di bilancio, incentivi fiscali per la ristrutturazione degli immobili, ecco, che siano resi strutturali e permanenti, non che ogni anno non si sappia se vengono confermati o meno. Lo Stato dovrebbe prevedere un piano nazionale in tema di rigenerazione urbana, che abbia una visione prospettica sia in termini di incentivi non solo fiscali ma anche di incentivi di cubatura, per esempio, quindi consentire a coloro che decidono di investire nel rigenerare, nel ristrutturare un immobile, lo possono fare magari avendo anche dei vantaggi in termini di cubatura, e in questo senso si riuscirà ad avere un minor impatto ambientale, quindi degli immobili più attrattivi perché più attenti al risparmio energetico. Nello stesso tempo si crea occupazione e nello stesso tempo si va ad abbellire le nostre meravigliose città, che purtroppo negli ultimi anni, con un patrimonio molto vetusto, questo non è stato consentito realizzarsi.